viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Eccoci all'appuntamento con Viaggiando, ben trovati da parte di Monica Celegato. Oggi abbiamo davvero un viaggio speciale, ma ve ne parlo tra poco. Prima vi ricordo il sito, che è 67news.it, 67 a numero, dove riascoltare e ascoltare le nostre puntate alla sezione viaggi e dove trovare ovviamente un sacco di informazioni. Allora, dicevo, un viaggio veramente speciale, perché credo che quando si parla di mongolfiere, voglio dire, a tutti batte un po' il cuore, ed è per quello che sono veramente felicissima di ospitare Lello Verdura, che è organizzatore e anche direttore tecnico dei voli di questo mongolfiere a Fragneto 2011. Grazie Lello, ben trovato. Ciao, grazie a te, un saluto a tutti. Allora, un'iniziativa davvero bellissima che sarà la prossima settimana, a partire da mercoledì 5 a domenica 9 ottobre, e siamo a Fragneto Monforte, giusto Lello? Sì, Fragneto Monforte in provincia di Benevento, sì. Bene, quindi io non lo so, ma credo sarà un evento davvero, come si dice, da batticuore, perché insomma vedere tutti questi colori delle mongolfiere. Raccontaci un po' che cosa succede in queste giornate, Lello. Ma niente, prima di tutto tengo a precisare che è la 25esima edizione, per cui però non è che siamo alle prime armi, voglio dire. Certo. Giusto, no? Cioè, è meglio sottolineare delle cose, perché non è che noi nasciamo così all'improvviso. No. Sono 25 anni che mandiamo avanti questo discorso, e niente, abbiamo un programma particolarmente ricco, ma caratterizzato in modo particolare da voli in mongolfiere. Mm-hmm. Voli in mongolfiere che potrebbe sembrare una cosa semplicissima, però in realtà no, è qualcosa che affascina grandi, piccoli, in modo particolare sì, coloro che lo fanno proprio. Certo. Perché poi volare in mongolfiera già per sé è una cosa bellissima, poi sorvolare verdeggianti colline, insomma, è qualcosa che veramente attira tantissimo, in modo particolare un po' da tutta Europa. Mm-hmm. Sì, anche perché diciamo che è un raduno internazionale questo, Lello. Esatto. È un raduno internazionale. Da due concetti, in pratica vengono un po' giù da noi, un po' da tutta Europa. Mm-hmm. E quest'anno abbiamo ospiti addirittura dalla Lituania, dall'Estonia, però dalla Lettonia, se non dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra. E tengo a precisare, perché è una cosa importantissima e noi ne siamo orgogliosissimi, mm-hmm, che comunque è uno dei più longevi raduni d'Europa ed sì, è certamente il più importante raduno internazionale di mongolfiere in Italia. Quindi è una cosa che ci manda avanti con la forza del primo anno, con l'entusiasmo certo, di tutti i neonati, voglio dire. Sì. Consapevoli comunque di avere 25 anni, consapevoli quindi di avere una certa maturità anche nel campo organizzativo, però insomma con tantissimo entusiasmo. Ecco, questa credo sia la cosa fondamentalmente più importante, no Lello? Avere sempre questa emozione, questo spirito e questa voglia di continuare a fare una cosa che è una passione alla fine, suppongo. Su questo non ci sono dubbi, cioè è sempre la passione che ti manda avanti, però è anche la voglia di mettersi in gioco. Certo. Guarda, il semplice concetto di volare in mongolfiere, cioè volare legati ad una bolla di aria calda, che in effetti è quello che costituisce proprio nel vero senso della parola la mongolfiera, perché la mongolfiera non è altro che un involucro, mm-hmm, con dell'aria calda all'interno, che per un principio fisico, che non sto lì a dire, insomma, eccetera. Certo. Possiamo accennarlo, principio di Archimede, giusto per far sapere che lo so, ecco, ecco. Giusto, ci certo, a questa cosa. Però voglio dire, cioè volare legati in una bolla di aria calda già per sé è qualcosa di non comune, bisogna comunque sì, avere una mentalità
non dico da incosciente, però quasi. Esatto, va bene. E sicuramente tu ce l'hai, perché sei anche direttore tecnico dei voli, quindi vuol dire che tu sei il primo ad averla. Senti una cosa, Lello, quindi in queste giornate, ricordiamo, da mercoledì 5 ottobre a domenica 9 di ottobre a Fragneto Monforte, si avrà anche la possibilità di fare dei giri in mongolfiera, giusto? Se non ho capito male. Dei voli, non dei giri, dei voli, è vero. È una cosa bruttissima, voli. È vero. Si ha la possibilità di fare dei voli in mongolfiera, dei voli turistici in mongolfiera. Certo. Chiaramente sempre rispettando quelli che sono i parametri di massima sicurezza, per certo. cui ci devono essere condizioni ideali, eccetera. Però comunque noi da ogni anno diamo la possibilità a 200-300 persone di poter effettuare voli indimenticabili, assicurare indimenticabili. Sì, beh, quello credo, ti credo proprio sulla parola. Poi ovviamente durante queste giornate ci saranno anche un sacco di altri spettacoli, rassegne, eventi. Ci saranno anche esibizioni, certo. di freestyle, no? E horse style. Sì. Quindi insomma ce n'è. Dimmi, Lello. Dimmi. No, ce n'è per tutti i gusti, insomma, voglio dire. Dal baby parco per i bambini al motocross freestyle, all'esposizione della monoposto di Formula 1 della Red Bull. Bello! Insomma, ci siamo dati un po' da fare, perché come concetto è importante, lo vorrei sottolineare questo, cioè noi per noi la nostra è una zona interna, è una zona dell'Appennino meridionale che insomma non è stata baciata dalla dea bendata, per cui non abbiamo il mare, non abbiamo bellezze paesaggistiche pari da attirare masse di turisti. Ecco, ci siamo inventati questo raduno di mongolfiere che comunque ci aiuta tantissimo a far conoscere queste zone interne, e chiaramente noi insomma ci teniamo a fare in modo che poi i nostri ospiti trovino quello che al di là dell'aspetto aerostatico, diciamo, certo. trovano quello che possono trovare per trascorrere delle giornate meravigliose, eccetera. Ci sono dei simulatori, ci sono i pistonieri di Cava dei Tirreni, che è uno spettacolo bellissimo. Non so, i cavalieri della Città Reggia che faranno la giostra della Quintana, poi ci saranno il Raining Horse, che è giusto per intendersi quella disciplina a cavallo che in pratica fanno degli stop immediato con i cavalli, catturano il vitello, certo. Monta western, insomma musica country per una sera, una notte bianca meravigliosa. Ma poi una cosa importante che ci tengo a precisare, vorrei promuoverla questa, è il Night Glow. Esatto, Night Glow, infatti io volevo arrivare proprio lì, perché insomma in questa magnifica rassegna delle regine del cielo c'è questo momento che si chiama Night Glow. Che cos'è, Lello? Allora, il Night Glow nulla, è uno spettacolo meraviglioso, coreograficamente è una cosa bellissima, per noi piloti, perché tra l'altro io sono un pilota, quindi potrebbe sembrare una cosa alquanto monotona, perché si fa fare la mongolfiera quello che non fa naturalmente, cioè volare, la leghiamo al suolo, resta ferma, però viene gonfiata in notturno, sì. e assomiglia ad una grossa lampadina da 30 metri, da 40 metri, che a ritmo di musica, poi c'è un direttore d'orchestra che darà i vari tempi alle varie mongolfiere, si vedrà a ritmi di musica questo illuminarsi, questo accendersi e spegnersi di enormi lampadine. Ti dico, è una cosa eccezionale, ed è poche volte lo facciamo in Italia, riusciamo a farlo in Italia, questa volta lo faremo qui a Fragneto, sarà per la prima volta e sarà una cosa a cui tengo in modo particolare, perché ti ripeto, è una coreografia, perché di solito conosciamo le mongolfiere, quelle lì colorate che vanno in volo libero, eccetera, però non conosciamo queste enormi lampadine illuminate che sono qualcosa di eccezionale di sera, e quindi cerchiamo in tutti i modi di promuovere questa attività che è bellissima. Siamo in pochi in Italia, comprate una mongolfiera, andate in volo con una mongolfiera, perché è la cosa più bella che possa esistere. Credo proprio di sì. Beh, insomma, un concerto di mongolfiere, Lello. Esatto, mamma mia. Che meraviglia. Senti, dove ci si può informare sul programma, su come arrivare, eccetera, eccetera? C'è un sito forse, Lello? Sì,
sì, abbiamo un sito, il sito è www.mongolfiereafragneto.it, ripeto www.mongolfiereafragneto.it, chiaramente dopo il www ci vuole il punto, ce lo mettiamo, certo, per una questione di sicurezza, www.mongolfiereafragneto.it, tutto minuscolo, sì. Ci sono notizie inerenti la manifestazione, il programma, la possibilità di volo, come volare, come organizzarsi per poter partecipare a questa lotteria che è il volo in mongolfiera, come sistemarsi, come arrivare a Fragneto, ci sono notizie per gli amici camperisti che sono sempre in tanti, l'anno scorso abbiamo avuto circa 750 presenze, quindi voglio dire, beh, è un sito magari non bellissimo, però un sito pratico che ci serve, che serve alla persona che intende, certo, visitare Fragneto, avere questa esperienza aerostatica, e serve per avere notizie utili, insomma. Perfetto, io non posso far altro che ringraziarti, quindi da mercoledì 5 ottobre fino a domenica 9 a Fragneto Monforte, quindi in provincia di Benevento, c'è questo mongolfiere a Fragneto e la 25esima edizione. Allora ripeto anche il sito www.mongolfiereafragneto.it, informatevi e soprattutto fatevi un giro, perché sarà davvero un volo indimenticabile. Grazie Lello e insomma ci vedremo, mi auguro, a Fragneto. Certo, mi auguro che tu possa venire qui a Fragneto. Intanto vi invito tutti e, sì, e nel salutare vi auguro buoni voli con soffici atterraggi, che è il nostro classico saluto. Grazie. In bocca al lupo a tutti, vi aspetto. Grazie. Ciao. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.